Allora, le anticipavo una questione, diciamo, un po' più larga di bilancio complessivo che pone, aspetti che le dico qual è il nome della persona che fa la domanda, Anna Maria Russo, quanto la storia moderna della liberal democrazia deve all'esperienza della presa del potere dei Giacobini? Non sono, diciamo così, un sacerdote del pensiero di Benedetto Croce, ma considero Croce una formidabile testa pensante del Novecento, utile ancora per noi, e uno dei cardini della, chiamiamola, polemica politica e riflessione politica di Croce è di prendere con le molle il concetto di liberal democrazia. Come lui dice, sono l'ircocervo, no? Sono due cose che non possono stare insieme. Lui è un liberale convinto ed è convinto che la democrazia sia agli antipodi, no? La democrazia è invadente, il pouvoir social, come diceva Benjamin Constant, soverchia l'individuo, il liberalismo rivendica la priorità dell'individuo. Liberal democrazia è un termine, diciamo, un compromesso concettuale su cui Croce ha ironizzato a lungo, e che ancora oggi viene usato in realtà come escamotage dialettico, per non dire chiaramente quello che uno ritiene giusto e quello che invece respinge, no? Quando non si vuole scegliere fra destra e sinistra, si dice io sono liberal democratico. Va bene. È un buon escamotage così lessicale, ma lo dico senza ironia, lo dico perché lungamente ho riflettuto su questa maniera di risolvere il problema politico, che è un problema di non facile soluzione. Già Platone si affaticava su di esso e non pensiamo di aver noi risolto definitivamente questo problema. Capisco però il senso, no? La nostra Costituzione, per esempio, è un grande testo che cerca di comporre queste due esigenze, no? E le compone, a mio modo di vedere, sbilanciandosi giustamente verso l'elemento democratico, non verso l'elemento individualistico. Se vogliamo citare un testo famosissimo, e forse troppo famoso in realtà, data la sua natura contingente, e cioè il discorso sulla libertà degli antichi comparata con quella dei moderni di Benjamin Constant, 1819, considerato un testo fondativo del liberalismo ottocentesco, anche se Constant poi le aveva fatte tutte in vita sua, giacobino, bonapartista, monarchico, insomma. Lasciamo perdere la sua versatilità, ma insomma questo testo che è incentrato sull'idea che i giacobini hanno voluto imporre alla Francia, copiando l'antichità classica di cui poi poco sapevano, qualcosa che la Francia non voleva, finalmente ce ne siamo liberati, ora c'è veramente libertà sotto Luigi XVIII, cioè in piena restaurazione. Perché? Perché quello che volevano imporre un certo partito, dice lui, era la prevalenza della collettività sul singolo. Invece noi vogliamo, noi liberali, finalmente lo possiamo dire, ora che c'è libertà sotto Luigi XVIII, che lo Stato non deve intervenire, deve intervenire al minimo, non può pretendere l'uso della ricchezza. La ricchezza si nasconde e fugge, dice Constant. E lo Stato può fare gli sforzi che vuole, ma non potrà mai mettere le mani sulla ricchezza individuale. E uno pensa anche all'evasione fiscale come fenomeno degli stati liberali, va bene, magari un po' slabbrati come il nostro. Quindi l'eredità del giacobinismo. L'eredità del giacobinismo è della corrente democratica che ha attraversato tutto l'Ottocento e direi anche gran parte del Novecento.